Dice, che dice, este batea mejor que yo. Dice, questo calcia meglio di me, dice. Esattamente, esattamente. E tutto questo ovviamente in questi giorni. Poi parleremo anche, e anzi, cominceremo tra poco anche a parlare di quello che abbiamo fatto a Milano, insomma, giusto, possiamo dire, un'altra grande bella esperienza, il movimento penninistico di lingua italiana, con le varie iniziative classiche istituzionali della cena il lunedì sera e la previa con i tifosi che hanno raggiunto Milano da tutta Europa. Per quanto riguarda il giorno della partita, il grande evento che si è svolto a Genova, grazie a Massimo Lippi e alla Peña Barcellonista di Genova e alla Confederazione Mundial de Peñas, nella persona del presidente Antonio Gil, Che ieri ha fatto il compleanno e e gli che facciamo gli auguri. tanti auguri, veramente tantissimi auguri al presidente Gil. Tu ce l'hai un felice compleanno qui, molve. La passamos. Tanti auguri al presidente Chile, che speriamo prima di Natale di averlo ai nostri microfoni per un caloroso saluto e augurio di buon Natale a tutti i culés del mondo, in particolare a quelli del movimento di lingua italiana. Tutto questo è stata una bellissima esperienza. Il Barça ha vinto finalmente, vediamo vincere il Barça in terra italiana dopo tante sconfitte dolorosissime che ricordiamo qui Non le ricordiamo. e non le ricordiamo. Io ricordo la grande vittoria del Barça a Milano contro il Milan in quella semifinale del 2006, con quel lancio di Ronaldinho per il Giulì, e io lì nella tribuna alta a urlare e a godere di quel gran gol che poi ci porterà in finale e ci darà la vittoria della seconda Champions della nostra storia. Tutto questo stasera, quindi non mancate, anche perché poi parleremo di tante altre cose del mercato, no? Della situazione, una situazione che potrebbe diventare esplosiva in queste ultime ore, che riguarda Arthur e tutti quanti stanno riportando. Però io adesso vorrei, sia da parte di Giusy Zaffiro che poi di Alberto e il Flaco Polinori, un commento su questa vittoria del Barça, della cantera, della Masia e dei grandi. Ma sì, un momento, prima Un di momentino. andare a quello, andiamo alla Liga, che stanno giocando Alavés, Leganés. Finito il primo tempo, vince il Leganés 1-0. Ah. E quindi, Giusy, la tua impressione su questa partita di Milano, anche perché il Barça si presenta senza Suarez, senza Messi, senza i big, però batte l'Inter e non è da poco. Sì, allora, diciamo che quando il Barcellona ha annunciato i convocati per quella partita, un po' tanti hanno storto il naso, soprattutto in Germania, tante critiche per la scelta di Valverde di lasciare a Barcellona Piqué, Sergio Roberto, ma soprattutto Messi, e di convocare tanti giovani che alcuni avevano poche partite alle loro spalle con la prima squadra, altri invece addirittura inediti con il Barcellona. Però questi giovani sono scesi in campo con un carattere incredibile e hanno dimostrato di avere prima di tutto il DNA blaugrana. Mi riferisco soprattutto a Perez, Fati ed Alegna, che a me Alegna è piaciuto tantissimo e penso che meriterebbe molto più spazio di quanto ha avuto e purtroppo a gennaio potrebbe anche andare via. Però questa partita è la dimostrazione che la cantera c'è e che bisogna puntare su questi giovani, non bisogna aver paura di lanciare dei giovani. Abbiamo giocato a Milano, a San Siro, quindi non in uno stadio qualsiasi, contro una squadra buona, una squadra forte, lo si può dire che aveva comunque che ha dei giocatori che possono fare la differenza, come Lautaro, come Lukaku, contro una squadra che soprattutto doveva giocarsi la qualificazione, quindi una squadra che avrebbe dato il massimo. Questi giocatori che sono Vagué, che è un classe 98, Todibo, che è un classe 99, Alegna, classe 98, Carlos Perez, classe 98, Ansu Fati, classe 2002, 17 anni. Hanno dato una lezione
anche di gioco all'Inter, perché si sono messi lì, hanno palleggiato, hanno fatto possesso palla, gioco di posizione, hanno fatto il gioco del Barça, più di quanto stiano facendo attualmente i loro compagni più esperti nella squadra. Ed è stata una prestazione che a me è piaciuta tantissimo. Poi è vero, abbiamo anche sofferto un pochettino, l'Inter ha avuto delle occasioni, soprattutto con Lukaku, che non si sa come ha sbagliato un'occasione a tu per tu con Neto. Sono stati annullati 3 gol fuori gioco netto all'Inter, però la squadra ha dimostrato un carattere incredibile. Questi giovani hanno dimostrato un carattere incredibile e hanno dimostrato che la cantera c'è, bisogna soltanto saper puntare. Era una partita difficile contro un avversario ostico in un campo difficile e loro sono stati all'altezza della situazione. Io spero che questo sia un punto di svolta per Valverde, che faccia capire a Valverde che non deve aver paura, perché come Guardiola prese un Busquets anonimo, un Pedro anonimo, che avevano, quanti anni avevano? 18 anni, 19 Sì, anni, sì. che giocavano in Serie C come questi, no, giocavano in Serie D loro, se non sbaglio, era in terzera. No, il Pepe l'ha portata in seconda. Quindi sa, no, però Busquets giocava in Serie C se non sbaglio. No, il Pepe l'aveva portata alla seconda, la promozione, poi ha allenato il primo equipo del Barça, quindi giocava nella seconda Busquets, l'anno famoso del triplete. Che giocava, passava dal filiale e poi è andato in prima squadra. L'anno prima giocava, sì, l'anno prima col Pepe giocava in Serie C, alla Cioè, terzera. che esperienza avevano? Nessuna, ma Guardiola l'ha presi, l'ha messi lì, Busquets l'ha fatto il perno nel centrocampo perché non aveva paura di farlo. Busquets ha Ed fatto una finale di Champions, eh? esatto, Busquets ha una fatto finale di una finale di Champions. Champions con la difesa coppia centrale che erano Yaya Touré e Piqué. Per i vari infortuni e squalifiche che avevamo in difesa. Cioè, di cosa parliamo? Guardiola non ha avuto paura. Adesso è vero che stiamo parlando di Peppo, che è un santo, il miglior allenatore. Però la partita di Milano per me è la dimostrazione che la cantera c'è, che i giovani ci sono, finalmente, dopo alcuni anni bui, ci sono dei giovani veramente bravi che possono essere utili al nostro gioco, perché magari non saranno dei fenomeni, perché Carles Perez magari non sarà un fenomeno né lo diventerà, ma può essere il nostro Pedro della situazione, ad esempio. Ci sono, Alegnano non è un fenomeno, ma è un giocatore adatto al Barcellona. Bisogna soltanto credere e puntare su di loro, non aver paura. Speriamo che Valverde l'abbia capito. Speriamo. Alberto, tu l'hai vista dalla TV la La TV, partita? sì, però io ho visto una cosa, che Valverde, come lì non c'aveva le paure perché non doveva vincere niente, doveva andare a giocare perché doveva andare a giocare, ma già il Barça era qualificato, era primo, così che era passato il suo turno. Ha fatto le cose con tranquillità e lì è riuscito a farle bene. Inoltre una cosa, il cambio che ha fatto bene perché Griezmann aveva giocato, e quello è, come dico sempre, il lavoro e l'insegnamento del Cholo. In questa partita ha giocato non come un attaccante netto, ma come un centrocampista di attacco. E che ha fatto? Lo ha tolto a Griezmann e lo ha messo a Suarez. E lì la difesa interista si è preoccupata. Una che già era stanca, perché mancava poco per finire la partita. Poi, perché sapevano che Suarez non andava a fare il centrocampista d'attacco, ma l'attaccante netto, e che bisognava essere molto attenti a Suarez, perché basta che fai mezzo sbaglio o rimbalza la palla da qualche parte e te la mette dentro. Allora, che ha fatto? Suarez ha fatto il lavoro di orologeria. Ha tratto la marcatura. E con quel sistema gli ha lasciato lo spazio a Ansu Fati, e Ansu Fati ha fatto il gol. Se non c'era Suarez, quello non succedeva. Sono sicuro che non succedeva. Fatto una grande sponda, quasi un po' lavorando come il Leo, Sì, no? Vero a Alberto? tirare la marcatura, e allora lascia il spazio libero all'altro. E Ansu Fati ha avuto il tempo di mettere la palla a posto e calciare come lui voleva, e se l'ha messo a fianco al palo, ha dato nel palo e è entrata.
Sì, e quello è stato, però tutto L'unica... viene perché Valverde non ci aveva paura, perché non doveva vincere niente, non doveva, se perdeva non c'era nessun problema, allora ha fatto le cose bene. Sei d'accordo, Giussi, che non aveva pressioni e quindi ha fatto le cose bene, come dice Alberto? Probabilmente sì, probabilmente lui sente troppo la pressione di poter sbagliare, di poter perdere una partita, soprattutto dopo le esperienze degli anni passati, dopo Roma, dopo Liverpool, la pressione si sente sempre di più. La pressione si sente sempre di più, dice giustamente Giussi. Io l'unico aspetto negativo della partita di Milano è per me un giocatore, ed è Umtiti. Brava. A me Umtiti non è piaciuto. Cadeva, sbagliava gli interventi, questo non è Umtiti. Purtroppo penso sia arrivato un punto in cui il Barcellona deve decidere se continuare a sperare in un miracolo di rivedere il vero Umtiti o di prendere la prima offerta e mandarlo via, perché questo Umtiti non serve a niente. Umtiti fa un grave errore sul gol di Lukaku, perché lì Todibo lo marca bene. È stata una bella sfida quella tra Todibo e Lautaro Martinez. E lo marca bene, Lautaro fa una gran cosa, protegge il pallone, aspetta il rimorchio di Lukaku, lì doveva uscire Umtiti, ma poi ne ha fatte anche altre su alcune marcature, a differenza di Langlet e Todibo è stato veramente quello più. Io infatti ho detto alcuni meglio, alcuni peggio, io penso che il peggiore sia stato appunto Umtiti e probabilmente il migliore, possiamo dire, almeno personalmente per me il migliore in campo è stato sicuramente Todibo. Todibo che Todibo che però si doveva mettere in mostra per un mercato invernale di cui poi parleremo. Altra cosa, Maxi, parliamo, sempre abbiamo parlato del Barça. Parliamo un pochetto dell'Inter. L'Inter è nella partita precedente al Camp Nou ha giocato molto meglio. Sicuramente, il primo tempo ha giocato molto bene. Giovanni Medici, che salutiamo, dice: per un TD ruolo e modulo mai interpretati. Sì, ma farite un TD da 2 anni, quindi c'è poco da fare. Tu lo metti in qualsiasi ruolo e in qualsiasi modulo. Per me un TD non tornerà più quello che era una volta. Questo è scelta del giocatore che si è completamente seduto dopo, pensando di aver raggiunto il massimo della propria carriera con la vittoria della Coppa del Mondo. Errore ovviamente di questa direttiva e del corpo tecnico di avergli fatto fare come gli pare, ma d'altronde un TD ha detto: ma scusate, fate fare come gli pare a tutti, perché non potete fare come pare a me? E quindi non si è curato per dopo l'infortunio con cui ha giocato tutto il mondiale. E quindi noi ci ritroviamo, l'abbiamo detto tante volte da questi microfoni l'anno scorso, alla fine della scorsa stagione, con una Ferrari che è rotta e che quindi tu la puoi vendere solo rotta. Sto punto non è manco più una Ferrari, sta diventando una macchina, è una Fiat, bravo, brava, e quindi di conseguenza io spero che un posto in cessione nella parte vendita per l'anno prossimo ci sia per un TT, per come si è comportato, per come lui è poco professionale e per quello che sta facendo. Tanto di cappello di nuovo all'Anglais che più di quello non può fare, l'abbiamo visto. Io non mi arrabbio mai con l'Anglais, perché fa sempre di più di quello che potrebbe fare. Tanto di cappello a Todibo, che però il club lo darà via a gennaio, poi ne parleremo, forse arriverà addirittura in Italia. Tanto di cappello ad Alegna, che ha fatto una grandissima partita a centrocampo, ma anche lui andrà via a gennaio, direzione probabilmente Betis e Siviglia. E tanto di cappello al duo Rakitic e Vidal. Rakitic, che ha voluto far dimostrare a tutti, a tutto il mondo, che lui è un grandissimo centrocampista e che serve a questa squadra, e che i senatori Piqué, Suarez e Messi si erano equivocati cercando di fare in modo che andava
e nella trattativa per lo scambio col proprio amichetto Moneymar e con la dirigenza che prima l'ha trattato da Dio su ordine di Ernesto Valverde per tutta la scorsa stagione, facendo